Ed è l'Olimpiadi Rus la prima squadra a infliggere una sconfitta alla capolista orvietana. Un gol di Picazzini nel finale decide una partita tesa, permeata da tanta intensità e tanto agonismo. Infatti la prima frazione di gioco è giocata da entrambe le squadre a ritmi alti, con tanto agonismo e anche qualche fallo di troppo sanzionato dal direttore di gara Petriglione. Lo sculo iniziale del match arriva dalle parti di 40. Sciacca ruba palla a Pagliari, entra in area ma alza troppo la mira. L'Olimpia esce allora dalla sua tre quarti e convenziona la prima nitida palla a gol. Agostini guida a contropiede, serve sulla sovrapposizione Pagliari, ma il diagonale del terzino sinistro finisce di poco al lato. L'Orvietana ha superiorità fisica e prova a farlo vedere, recuperando pallone in mezzo al campo e verticalizzando per le punte, con Bragaletti che strozza però una conclusione dal limite. La Tirus comunque gioca e in termini di costruzione non si vedono i tanti punti in classifica che dividono le due squadre. Giubilè colpisce al volo da corner senza quadrare la porta, mentre Flavioni sbroglia una pericolosa mischia in area. Tutto fino a due momenti chiave del primo tempo. Gli ospiti protestano per un presunto contatto in area tra Keita e 40, l'arbitro lascia proseguire. Poi Flavioni, già ammonito, stende su Goni lanciato in porta. Secondo giallo netto e Orvietana che rimane in inferiorità numerica. Però inizia la ripresa e l'Orvietana fa vedere perché è la prima della classe. Nonostante l'uomo in meno, la squadra di Ciccone pressa e stringe d'assedio l'area della Tirus. Un tiro di Bragaletti viene deviato in angolo, mentre Sciacca, dopo aver dribblato 40, alza troppo la mira. Passata la prima tempesta, l'Olimpia prova a uscire, mentre l'Orvietana inizia a pagare la fatica dovuta anche all'inferiorità numerica. Poco prima del gol, partita, altro contatto in area non ravvisato da Petraglione, da cui scaturisce un primo accenno di rissa. Il direttore di gara calma tutti, estraendo il giallo per Agostini e per Sciacca. Si arriva così all'episodio che decide la partita. Agostini lancia su Goni, da un suo cross la palla arriva a Picazzini, che in girata firma il vantaggio. Gli ultimi concitati minuti vedono l'Olimpia tenere botta, con lo stesso Picazzini espulso per doppia ammonizione. Finisce la partita. Tirus al settimo cielo, mentre l'Orvietana si lecca le ferite della prima sconfitta stagionale. Niente da fare, oggi San Valentino che si conferma la bestia nera di questa Orvietana, in tutto e per tutto. No, è la bestia nera di Ciccone, tre partite contro di me, tutte e tre le ho perse, quindi praticamente pensavo di sfatarlo sto tabù, ma invece l'anno scorso in Coppa Italia, quest'anno in Coppa Italia e in campionato. Ma brucia come è arrivata, perché alla fine siamo rimasti in 10 un'altra volta e abbiamo iniziato bene il secondo tempo, ci abbiamo avuto due palle gol subito, poi dopo caschiamo nei tranelli degli avversari, nel senso noi dobbiamo stare tranquilli, sereni e giocare a calcio. Purtroppo c'è anche questo, prendiamo la sconfitta, iniziamo martedì e di nuovo con la testa bassa, umili e andare avanti. Ma sì, mi spiace anche per questo qui, perché sembra che praticamente solo con l'Orvietana, diciamo che oggi abbiamo fatto una grandissima partita secondo me. Come capita spesso in casa, oggi siamo stati anche negli episodi, ci hanno dato ragione, mentre magari altre partite ci sono andati un po' storti, però credo che oggi l'Olimpia abbia dimostrato di essere una gran bella squadra che gioca anche abbastanza bene a calcio.